Ben ritrovati qui su Le Fonti TV, un saluto a tutti i telespettatori della rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, che ringrazio in quanto siete numerosi ormai a seguirci, a seguire questo appuntamento periodico con la rassegna stampa dell'omonima rivista Legal che potete trovare, come già saprete, nel formato cartaceo ogni mese in edicola oppure nel formato digitale online. Questa puntata sarà dedicata al numero di Legal di novembre che potete trovare in edicola, al quale andremo automaticamente ad guardare insieme quella che è la copertina del mensile Legal di novembre, ma in questa puntata avrà una variante rispetto alle altre precedenti, proprio per il fatto che essendoci no tantissime novità che riguardano e riguarderanno la rivista Legal, andremo quindi a soffermare in questo momento la nostra attenzione sulla copertina e su quello che è la classifica consueta, la consueta classifica mensile elaborata dal nostro centro studi e dalla redazione Legal, che nel caso specifico del numero di novembre riguarda il mercato del Lebur. Poi ovviamente tutte le novità che già sono state poste in essere, ma che sono ancora in fase di attuazione, avranno il loro compimento, quindi ne parleremo successivamente proprio nella prossima puntata della rassegna stampa di Legal, in cui in trasmissione avremo un importante ospite che ci parlerà di queste novità che riguardano la rivista Legal, che quindi partiranno proprio a partire dal numero di gennaio del 2019. Adesso andiamo ad guardare insieme, come vi ho già anticipato, la copertina del numero di novembre. Una copertina dedicata a tre donne, tre importanti professioniste nel panorama giuridico italiano. Andiamo a leggere insieme il titolo: Aumentano nell'avvocatura le donne con posizioni di responsabilità. In campo per la diversity. Questo è il titolo dedicato, la copertina dedicata a queste tre importanti professioniste. Poi, sempre in copertina, troviamo, come già vi ho anticipato, un accenno a quella che è la classifica degli studi legali più attivi nell'ambito del Lebur. Andiamo ad leggere insieme quelli che sono gli studi legali più attivi proprio in questo mercato, facendo ovviamente una piccola premessa come di consueto, in quanto è bene ricordare che le classifiche sono una rielaborazione da parte del centro studi e della redazione di Legal relativamente alle operazioni più rilevanti che sono poste in essere, che quindi sono state comunicate da parte degli studi legali più attivi, in questo caso nell'ambito del Lebur, nell'arco del periodo di tempo considerato. In particolar modo, in questo caso, sono state prese in considerazione tutte le operazioni che sono state concluse da parte degli studi legali nel mercato del Lebur nei primi 10 mesi del 2018. I criteri che vengono presi in considerazione, lo ripetiamo ancora una volta, sono il numero delle operazioni, il controvalore di ogni singola operazione conclusa, il cliente, la tipologia, il team, ovvero il numero di professionisti coinvolti e le tecniche legali utilizzate. Andiamo dunque con l'aiuto del grafico ad vedere quelli che sono gli studi legali più attivi nell'ambito dell'Ebur, quindi in questi primi 10 mesi. In prima posizione tra tutti abbiamo la Blo, che chiude con un 29%, quindi chiude una quantità di operazioni, quindi di deal, tale da coprire il 29% del mercato complessivo. A seguire abbiamo Toffoletto e Soci con il 15%. Poi Grimaldi Studio Legale con il 13,4% e infine abbiamo aggiunto anche Uniolex, il quale ha concluso nell'ambito di questi primi 10 mesi del 2018 importanti operazioni con clienti rilevanti, coprendo così una fetta di mercato importante pari al 7,6%. Per quanto riguarda invece gli studi legali che sono posti in fondo alla nostra classifica, in quanto non hanno dato particolare comunicazione, pur essendo degli studi di primaria fascia nell'ambito del Lebur, non hanno comunicato operazioni particolarmente rilevanti alla nostra redazione Legal nei primi 10 mesi del 2018. In prima posizione abbiamo, ma possiamo dire che sono tutti a pari merito, in prima posizione abbiamo Gianni Origoni, che poi a seguire Chiomenti, DLA Piper e Baker McKenzie. Anche questi, in questo caso, possiamo considerare questi studi tutti pari
posizionati nella stessa posizione proprio per la stessa ragione, ovvero perché pur essendo, come già detto prima, studi di primaria fascia nell'ambito delle labor non hanno dato non hanno comunicato delle operazioni che siano particolarmente rilevanti rispetto agli altri studi appena citati. Quindi andiamo ad rivedere insieme la classifica complessiva, ovviamente sommaria, di quelli che sono gli studi che hanno operato meglio e quelli che invece hanno perso terreno nell'ambito del mercato del labor. Ecco che la grafica mi aiuta, quindi abbiamo la Blotto, Fletto, Grimaldi e Uniolex tra gli studi migliori, mentre Gianni Origoni, Chiomenti, DLA e Piper e Baker McKenzie invece tra quelli che si trovano in fondo alla classifica. Io ovviamente vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con la programmazione qui sulle Fonti TV.